che è fisico e è docente di analisi numerica all'Università di Genova, Dipartimento di Matematica, e sta partecipando a un numero di progetti molto, molto belli, molto interessanti, legati al sole, ai raggi X che si possono rilevare dalle sue emissioni, nonché dalle emissioni ad alta energia. Tutte queste emissioni sono scritte in nomi, sono legate allo strumento STIX, che è uno strumento che è uno spettrometro telescopio che rileva i raggi X del Sole, che è adesso una missione dell'ESA, che ne parlerà il satellite che è in orbita adesso, sta andando verso il Sole, e poi parteciperà ad altri progetti anche della NASA, quindi questo è ESA, quello europeo, NASA, americana, lo sapete, sempre legate ai raggi X con uno strumento che si chiama FOXI e all'alta energia con un altro strumento RESI, RHSI. Ci parlerà praticamente stasera principalmente, credo, del discorso del Solar Orbiter e della missione che sta avendo un sviluppo in questi mesi, in questi giorni. Io quindi vi ringrazio per aver voluto partecipare alla nostra attività. Mi perdono per l'accoglienza, avremmo voluto avere un affare più adeguato. No, va benissimo. Ma mi pare che comunque sia... Grazie. Ogni tanto tiro giù la mascherina perché devo respirare, Tanto siamo tutti green passati, varie. Ma tanto se siamo distanti possiamo parlare. Io tra 2 settimane faccio anche la terza dose, quindi... Allora, Solar Orbiter adesso è qua, quindi Mercurio, Venere, Terra, è un po' più vicino alla Terra che a Venere, comunque ha attraversato le due orbite, e niente, adesso vi faccio un attimo vedere di che cosa si tratta. Allora, io lavoro in un dipartimento di matematica e in questo dipartimento ci sono vari ragazzi che lavorano con me a sviluppare metodi di analisi dati, soprattutto, quindi molto software, per far funzionare questi satelliti. Noi abbiamo molto marginalmente lavorato al cosiddetto ground software, al software di terra di STIX, abbiamo lavorato pesantemente al software di analisi dati di RESI, che è un satellite NASA a raggi X che ormai è morto sostanzialmente, era stato lanciato nel 2002 e nel 2018 è salutato, e adesso siamo coinvolti, come abbiamo nel mio gruppo ci sono 2 persone, io e Anna Massone, co-investigator di STIX, e siamo i responsabili dell'imaging di STIX, quindi della costruzione del software per l'imaging. Quello che vedete qui sono l'Università di Genova, che è il nostro amato Ateneo, l'ESA, perché è l'agenzia che finanzia e che ha organizzato il lancio di Solar Orbiter, il Consiglio Nazionale di Ricerche, perché il nostro gruppo è un gruppo joint tra l'Università di Genova e il CNR, e questo è il nostro logo, noi ci chiamiamo MIDA, che sta per Methods for Image and Data Analysis, questo è RE-MIDA, non so se sapete, è un re moldavo, famoso perché trasformava in oro tutto quello che toccava. A me sembrava che fosse una buona idea, perché siccome lavoriamo con i dati, trasformare in oro i dati che abbiamo. Poi un ragazzo del mio gruppo mi ha fatto notare che è morto di fame, quindi comunque ormai ce lo siate. Questo è Solar Orbiter. Solar Orbiter è un cluster di molti strumenti, qui ce ne sono più di 10, ma in realtà gli strumenti importanti sono 10. 5 sono quelli che vengono chiamati strumenti, anticipo, fermatevi tutte le volte che dico una cosa che non sapete, che non capite, oppure se dico cose ovvie che conoscete meglio di me. Dentro Solar Orbiter sono 5 strumenti di tipo in situ, come si dice ora, cioè che raccolgono materiale sostanzialmente, vento solare, particelle energetiche, cose di questo tipo. E 5 strumenti che vengono chiamati remote sensing, cioè che guardano da lontano il Sole.
noi siamo particolarmente interessati agli strumenti remote sensing per cultura, perché ormai abbiamo una certa competenza in quel tipo di strumenti lì. È chiaro che però l'aspetto straordinario di questo oggetto è il fatto che contemporaneamente lui guarda il sole attraverso 10 occhi diversi, e quindi il tipo di informazione che potrà darci sul sole, soprattutto su quello, adesso lo vedremo, su quello che viene chiamato l'active sun, cioè il sole attivo, è probabilmente straordinario. Non so dire se mai stato fatto così, perché in questo momento gli americani hanno mandato verso il sole un'altra sonda che si chiama Solar Parker Probe Plus, che è molto simile a Solar Orbiter, andrà un po' più vicino al sole di quanto ci vada Solar Orbiter, però sarà formata soltanto da strumenti di tipo in situ, quindi non guarderà radiazione sostanzialmente. Stiamo parlando di quindi 5 strumenti che operano in situ sempre, quindi quelli funzionano continuamente, mentre gli strumenti remote sensing c'è una vera e propria campagna di osservazione. Questo è uno dei problemi grossi che abbiamo, che è quello che in Formula 1 chiamerebbero un problema di telemetria. Cioè, il Solar Orbiter sta molto vicino al Sole, fa delle orbite lontanissime da noi, e buttare i dati a noi è complicato. Quindi c'è un grossissimo problema di compressione, su cui abbiamo lavorato molto e in parte stiamo ancora lavorando. E però comunque non possiamo immaginare che lui continui imperfetto ad acquisire dati, perché poi non sarebbe in grado di mandarli alla Terra essendo così lontano. E quindi insomma ci stiamo organizzando per guardare con gli strumenti remote sensing in modo insomma coordinato, non in continuo, per poter guardare i momenti importanti dell'attività solare, ma nello stesso tempo riuscire a mandare a Terra i dati. Solar Orbiter arriverà molto vicino al Sole, stiamo parlando di una vicinanza più vicina di Mercurio, quindi siamo veramente molto vicini. E però farà, è complicatissimo, la quantità di giri che fa è abbastanza significativa, arriverà molto lontano anche, quindi arriviamo qua, passa vicino alla Terra varie volte, ora è molto vicino alla Terra. Per un'orbita dura circa 168 giorni, noi immaginiamo, se tutto va bene, che per 5 anni funzioni. In questo momento sembrerebbe funzionare tutto abbastanza bene, con qualche problemino, e speriamo alla fine dei 5 anni di poter fare ancora 6 orbite per prendere ancora qualche dato. Dicevo qualche problemino, allora io sono responsabile dell'imaging di uno di questi strumenti che si chiama Styx, che è questo. In realtà c'è un paio di strumenti che qualche problema lo hanno in questo momento, che sono EY, che è questo qua, che è uno strumento a estremo ultravioletto, e anche il nostro coronografo qualche problemino ce l'ha. Abbiamo dovuto spegnere tutto, mi rendo conto che sembra, siamo abituati a spegnere il computer, riaccenderlo, ma al momento in cui ESA dice, l'ESOC, cioè la base di ESA dice guardate che dovete spegnere tutti gli strumenti, è un infarto tutte le volte, perché uno li spegne e spera che si riaccendano, perché se non si riaccendono, insomma, è lontano. Comunque abbiamo dovuto spegnere la scorsa settimana, li abbiamo riaccesi, sono riaccesi. La ragione per cui li abbiamo spenti è perché EY in particolare aveva qualche problema e c'è stato un reset del software e abbiamo dovuto farlo partire. È stata, devo dire, la prima volta che c'è stata una riunione accesa, perché gli altri erano un po' seccati con i benchi di EY, però poi se ne sono fatto una ragione. Ok, la ragione per cui EY ha qualche problema è perché è di gran lunga il più sofisticato degli strumenti che ci sono, quindi hanno delle buone ragioni per avere qualche difficoltà. Si può avere uno schermo? Come? Aumentare un po' lo schermo? Io più di così non riesco a farlo dal mio computer, non so. Aumentare cosa? Cosa? Aumentare che cosa? Cosa fare uno zoom? L'immagine del PC. Io sono alla view. No, si può fare. No? Se fa lo zoom non si vede più niente. Non riesce a leggere perché? Non riesce a leggere? Vai, provo a riassumere quello. Ok. Quali sono gli obiettivi scientifici di una missione così complicata? Perché davvero, io non so se avete
idee di come funzionano queste missioni. Ogni strumento all'interno di una missione di questo genere, questi 10 strumenti, ha un suo, chiamiamolo, consiglio di amministrazione, formato da un PI, da un principal investigator. Nel caso di Styx è Sam Crooker, che è uno svizzero che ha studiato, ha lavorato a Berkeley fino a poco tempo fa, e poi ha una decina di co-investigator che formano il consiglio di amministrazione, e poi sotto c'è i vari gruppi, per cui ognuno di questi strumenti è alla fine formato da una quantità di persone che va da 60 a 100, moltiplicate per 10. Quindi ogni strumento deve cercare di andare d'accordo al suo interno e poi cercare di andare d'accordo con gli altri. È una cosa piuttosto complicata, le riunioni sono... Noi facciamo 3 riunioni alla settimana, in questo periodo solo sul computer, come potete immaginare, anche se dall'8 novembre Sam Crooker sarà a Genova e noi genovesi andremo a Torino il 7 di dicembre, perché adesso le cose si stanno un po' stringendo, perché a dicembre comincia quella che viene chiamata la nominal phase, cioè la fase scientifica, e quindi tutto deve essere pronto. Quali sono gli obiettivi scientifici? Allora, Solar Orbiter vorrebbe cercare di capire come funziona la parte transiente del Sole, la parte attiva. Noi adesso, è più uno slogan che la verità, però è abbastanza vero che noi sappiamo come funziona una stella nella sua fase stazionaria. Conosciamo le reazioni nucleari che la fanno vivere, la fanno splendere, la fanno riscaldare. E lo conosciamo più o meno dagli anni 60, ci sono stati un paio di premi Nobel, di Bete e così via, sono conseguenze del mondo della bomba atomica e del progetto Manhattan. La verità è che sappiamo molto poco, davvero molto poco, di quello che succede a livello superficiale delle stelle, come il Sole, in particolare del Sole. Il Sole è molto attivo ed è attivo in modo strano. Voi conoscete che c'è un ciclo solare che è di circa 10-12 anni, con qualche eccezione, il minimo di Maunder aveva creato molti problemi a Galileo, però diciamo questo ciclo solare vede un massimo di attività più o meno ogni 10-12 anni. Questa attività è molto probabilmente legata alla apparizione, soprattutto a livello equatoriale, di macchie solari, che sono delle strutture del campo magnetico solare molto complesse. Quello che succede è che il campo magnetico del Sole, per ragioni che non conosciamo, a un certo punto si rompe, e questa rottura del campo magnetico, proprio della topografia del campo magnetico, crea dei fenomeni di accelerazione di particelle pazzeschi. Stiamo parlando di un rilascio di energia imparagonabile a quello delle bombe atomiche che conosciamo sulla Terra. Imparagonabile significa molte, molte centinaia. Queste particelle vengono accelerate, in parte vengono accelerate verso il fuori dell'atmosfera solare, in parte verso la troposfera, quindi la zona più densa del Sole, più bassa. Durante questo fenomeno queste particelle cominciano a emettere una quantità di radiazione spaventosa e succede di tutto, succedono quelle che vengono chiamate coronal mass ejections, le solar energy particles, il vento solare e così via, con enormi impatti sulla nostra tecnologia. Noi siamo ormai una tecnologia che dipende per gran parte dai satelliti, navigazione aerea, GPS, anche le power grid, le reti elettriche nazionali, cioè gli stabilimenti che producono energia elettrica. In fondo l'obiettivo di Solar Orbiter è cercare di dare qualche risposta a questa attività che è oggettivamente poco conosciuta. Noi non sappiamo perché c'è un ciclo solare, non sappiamo perché le macchie solari sono legate a una maggiore attività solare, a una maggiore attività esplosiva, non sappiamo come questa attività esplosiva avviene, non sappiamo come questa attività esplosiva, questa accelerazione di particelle, inneschi fenomeni come il vento solare e così via. E un po' l'idea di guardare attraverso questi 10 occhi il Sole è quella di cercare di dare almeno alcune delle risposte a questa meraviglia, perché poi sono oggettivamente delle cose meravigliose dal punto di vista scientifico. Dal punto di vista tecnologico le conseguenze sarebbero importanti, perché noi per esempio, se fossimo in grado di avere una previsione molto precisa di questi fenomeni, potremmo evitare problemi alle power grid, alla navigazione aerea, ai GPS,
alla vita degli astronauti sulla stazione internazionale spaziale, loro sono pochi, anche se stanno male. Ok, questi sono quattro strumenti importanti per noi. Questo è Metis, il coronografo, questo è totalmente italiano. Il principal investigator è Romolo, che sta a Firenze. Questo è il UI, lo strumento a estremo ultravioletti, che qualche problemino ha, però è uno strumento fondamentale per questa missione. Tutta la morfologia del sole attivo la vediamo agli ultravioletti, il massimo della risoluzione spaziale la vediamo qui. Quindi abbiamo bisogno di un sistema. Questo è FI, che è lo strumento che guarda le macchie solari, quindi è un po' il sostituto di quello che in questo momento per la comunità scientifica è il ruolo rappresentato dallo strumento NASA che si chiama EIA, dentro il Solar Dynamics Observatory, quindi è una nuova generazione che guarda le macchie solari. E questo qui è il SVA, che è un altro strumento italiano che analizza il vento solare, Solar Wind Analyzer, quindi è. Quindi questi sono quattro dei 10 strumenti particolarmente importanti. Questi tre sono remote sensing, questo è il sito, questo mangia il vento, ok? Cerca di capire di che cosa è composto. Una proprio analisi delle... Sì, prende il pulviscolo, per intenderci. Mangia il pulviscolo e lo guarda, lo analizza. Guarda che chimica fa. Il pulviscolo? Assolutamente, sì. Ok, ovviamente noi siamo interessati in modo spasmodico a questo strumento che si chiama STIX, che sta per Spectrometer Telescope for Imaging X-Rays, ed è uno strumento a raggi X. Tornerò agli altri strumenti, però volevo dedicare qualche minuto in più a questo. STIX è una meraviglia e segue una logica un po' strana, che è quella, non so se qualcuno di voi conosce il pattern di Moiré. I pattern di Moiré sono sicurissimo che li avete già visti molte volte. Sono quelle strane cartoline in cui avete dei fenomeni ottici dovuti al sovrapporsi di griglie, di disegni molto stilizzati, per cui si muovono e voi vedete un movimento. Ecco, si basa su sta roba qua, li vedete, sono questi qui, ognuno di questi è un pattern di Moiré. Moiré, sì. M-O-I-R-E. Esatto, sì, ma li avete già visti sicuramente. Sono 30, 32, ma due servono per localizzare il flare. Quindi ognuno è formato da una coppia di griglie che sono leggermente ruotate e hanno dimensioni diverse, quindi ne avete 30. Non so quanta matematica sappiate, ma non è importante, ma ognuno di questi misura una trasformata di Fourier, cioè sostanzialmente fa una misura in frequenza della radiazione emessa. Quindi sono 30, significa 30 frequenze diverse, 30 frequenze spaziali diverse. Ok? Dietro ogni coppia di griglie, quindi dietro ogni parte normale, c'è un pixel che è diviso in 4 sottopixel, ciascuno dei quali è diviso in 2, e questi contano i fotoni che arrivano, sostanzialmente. Ok, questo è STIX. E quali sono gli obiettivi di STIX dentro gli obiettivi di Solar Orbiter? Noi siamo interessati a capire come avviene l'accelerazione degli elettroni nel Sole. Perché? Soprattutto a livello di corona e di troposfera. Perché? Perché quando si rompono questi enormi campi magnetici, quello che succede è che, posso scrivere qui? Sì? Sì. Quello che succede è che se questa è la superficie del Sole, questa è la superficie del Sole, qui avviene la rottura del campo magnetico. Provate a immaginare le macchie solari come il polo nord e il polo sud di una grandissima calamita, che quindi ha un loop, un arco. In questo punto avviene una grandissima accelerazione, perché ogni volta che avete un campo magnetico che si muove, questo corrisponde a una forza elettromotrice, sostanzialmente fisica classica, e le particelle più leggere vengono accelerate verso il giù, loro cominciano a spiraleggiare intorno alla linea di forza del campo. E siccome più scendono, più l'atmosfera è pesante, nel senso più spessa, più la densità è maggiore, come nella Terra, tra 10.000 metri c'è meno
particelle che ha dove siamo noi, se no non potremmo respirare. Quelle cominciano a interagire con le particelle dell'atmosfera ed emettono, e per ragioni legate alla fisica nucleare emettono a raggi X soprattutto. Quindi qual è la cosa importante? Che se uno misura i raggi X impara quello che succede nell'accelerazione degli elettroni. Quindi in pratica i raggi X sono un segno di quello che succede a livello della materia sul Sole, e per quello che sono interessanti, perché noi impariamo come avviene l'accelerazione della materia nel campo magnetico solare, che è una cosa che conosciamo poco. Come? Una radiazione per le strade. È una per strade, assolutamente, sì, è giustissimo, il termine giusto è quello, si chiama per strade, è un termine tedesco che vuol dire radiazione di frenamento. Strahlung vuol dire radiazione, break in inglese, insomma, è la frenata di frenamento. Ok, quindi noi siamo interessati a quello, guardiamo i raggi X perché ci piace capire come cosa avviene sulla superficie del Sole a livello proprio di particelle molto energetiche. Stiamo guardando roba che sta tra qualche keV e i 200 keV, quindi più energetico di così ci sono i gamma, quindi insomma siamo proprio all'estremo dello spettro. Cioè fa caldo, sono roba complicata. Questo vi spiega perché abbiamo bisogno di pattern moire per guardarli, perché non c'è in questo momento una tecnologia per fotografare i raggi X con l'energia. Avere un CCD che guarda i raggi X è complicato. In realtà ci abbiamo provato con la NASA, usando uno satellite che si chiama Foxy. Abbiamo fatto insieme a un gruppo che sta a Minneapolis un prototipo che abbiamo lanciato col pallone in alto dall'Artico. Poi abbiamo chiesto di essere finanziati dalla NASA, ma ci hanno detto di no, ma siamo arrivati in finale, ne hanno finanziati 3, eravamo 6, ne hanno scelti altri 3 e ci riproveremo, ma succede quante volte, siamo ancora abbastanza giovani per riprovarci. Ok, allora io volevo provare a raccontarvi, non sapevo bene a che cosa siete interessati, e quindi vale anche farmi delle domande se so rispondere, però volevo provarvi a raccontare di quali sono i tipi di problemi molto pratici che in questo momento la comunità STIX, che è una delle comunità, ha all'interno del suo orbita. Vedete, noi in questo momento abbiamo 3 problemi. Uno è quello della calibrazione delle fasi, e adesso vi dico cosa vuol dire, che ci ha fatto dormire poco negli ultimi, direi, da luglio, però è risolta e siamo contenti, ormai l'abbiamo finita. La parte degli algoritmi di imaging è puro coding, è puramente scrivere del codice, sappiamo esattamente cosa fare. Tutto questo è piuttosto semplice e lo dovremo fare con le immagini UI che vengono da un altro strumento. Poi ci sono alcune altre cose, che dato per ultime, che per me, secondo me, non sono affatto semplici, e non sappiamo esattamente che cosa dovremo fare, e vabbè, ci penseremo. Volevo farvi vedere che cosa vuol dire calibrare le fasi. Ok, queste slide me le ha preparate Paolo Massa. Quando qualcuno vi dice che i giovani di oggi non valgono niente, arrabbiatevi. Paolo Massa è un nostro dottorando, che è un dottorando, stiamo parlando di un ragazzo di 25 anni, e di 6, il quale ha cominciato a lavorare a STIX e a un certo punto l'hanno messo responsabile della calibrazione, 26 anni. E vi assicuro che non è fa caldo, non ha fatto vacanze quest'estate, perché sbagliare è un casino, non è vero. Allora, l'idea qual è? Una trasformata di Fourier è un numero complesso, quindi c'è una fase e un'ampiezza, ok? L'ampiezza è legata all'intensità della radiazione che arriva, è ovvio. La fase è legata alla posizione, ok? Quindi, come avete visto prima, ci sono 30 di questi, ognuno vi dà due numeri complessi, una ampiezza e una fase, ok? Allora, cosa succede? Quando abbiamo costruito STIX,
abbiamo fatto le prove in laboratorio. L'ARD l'ha costruita un'azienda slovena che ha però una startup in Svizzera, vicino a Zurigo, si chiama Cosila, e loro sono andati lì, hanno costruito l'hardware e poi hanno fatto le prove, e le prove sono perfette, funziona tutto in laboratorio. Poi però si monta lo strumento insieme agli altri 9, si monta tutto sul vettore, poi si porta tutto a Cape Canaveral, arrivato a Cape Canaveral si monta tutto sul razzo, poi parte, mentre parte trema tutto moltissimo, ok? Arriva in orbita e tutto è un pochino shakerato. Okay? E questo crea un po' di problemi, perché non è più vero che tutto corrisponde a quello che era in laboratorio all'inizio. Allora bisogna cercare di capire come correggere, e questa è la calibrazione, correggere i vari problemi. Farà un po' caldo. Come? Farà un po' caldo. Fa caldo anche quando freddo, perché quando non è alla luce fa un freddo caldo. Infatti ci sono delle pompe di calore per mantenere gli strumenti. Temperatura. In temperatura, esatto. Quindi calibrare l'ampiezza è facilissimo, è banale, perché c'è uno strumento, un buco nel satellite che misura la radiazione che arriva, e quindi l'ampiezza uno la misura facilmente. Calibrare è fase complicata. Allora, il punto è che le fasi cambiano a seconda della posizione della radiazione emessa. Ok, quindi qual è la logica? Allora la logica è la seguente. Guardate questi tre disegni. Allora, questi tre disegni sono i pattern di Moiré corrispondenti a tre di questi 30 detector, di questi 30 collimatori, che hanno la stessa risoluzione spaziale, cioè che vedono la sorgente alla stessa dimensione, riescono a vedere lo stesso tipo di dettaglio della sorgente. E sono fatti in modo da avere delle linee parallele così, delle linee parallele così e delle linee parallele così. Ok? Allora, quando è perfettamente calibrato lo strumento? Lo strumento è stato costruito in modo tale da essere perfettamente calibrato quando le rette parallele si incrociano tutte in un punto dove c'è il flare, dove c'è la sorgente di raggi X. Ok? Quindi quello che succede idealmente è che noi dovremmo avere una situazione in cui per ognuna delle triple di flare, quindi abbiamo 30 flare, 3 raggruppati a 3, questi 3 guardano ognuno, ogni tripla alla stessa risoluzione spaziale. Sono linee parallele così, i pattern di Moiré sono fatti in modo da avere delle linee parallele in questo modo, e le cose funzionano bene quando l'intersezione coincide con la posizione del brillamento. Questo è il laboratorio, però questa è una mappa, è un modo per orientarsi. Quando sei lassù, è successo qualcosa, sei scelterato, eccetera, ti accorgi di quanto il brillamento è lontano dal punto di intersezione e quindi sai di quanto lo shakeramento ha creato problemi e cerchi di correggerlo via software. Questa è la logica. Ok? E quindi quello che abbiamo fatto è fare in modo che per ognuna delle triple di detector, quindi per ognuno dei 10 triple di detector, il brillamento coincida con l'intersezione da questa rete di parallele. Se poi uno mette tutto insieme, quello che succede, e questo è uno dei primi brillamenti di Styx, è il 7 maggio direi, è il 7, sì, è il 7, del 21, vedete, li mettete tutti insieme e alla fine compare la sorgente, tutto questo viene buttato via come background, come rumore di fondo, e poi potete fare degli zoom e riuscite a vedere la sorgente vera di raggi X. Ok? Voi mi direte facile, non lo è, perché bisogna correggere di questa strana. Povero ragazzo, è stato 3 mesi a giocare in queste rette parallele e a cercare come correggerli in modo tale che tutte le triple finissero lì. Ok? Piccolo della figura. Sì, no, questo è molto piccolo perché è full disk, però poi noi possiamo guardarlo molto vicino. Sì, sì, lo guardiamo. Sì, ok, questo per dirvi il tipo di problemi. Questione di imaging, vedete, questo è un primo esempio
Questo è il primo paper, il primo articolo che è stato pubblicato su Stix a luglio, quando le frasi non erano ancora calibrate. Quindi semplicemente abbiamo fatto imaging usando solo le frequenze. Insomma, non riuscivamo a capire bene la posizione, ci siamo un po' arrangiati. Come ci siamo arrangiati? Ci siamo arrangiati usando le immagini di EY, cioè dell'altro strumento, ok? Dello strumento a estremo ultravioletto. Vedete, qui abbiamo fatto uno zoom, quindi vedete molto meglio. Questo qui è sempre il 7 maggio, vedete chiaramente due sorgenti diverse, quindi sono due fulpoi. Quello che state guardando è sostanzialmente dall'alto queste due parti dell'emissione. Il polo nord. Non è esattamente, è un po' sopra il polo nord, perché è il punto in cui la brainstorming è arrivata fino alla fine. Diciamo, avete fermato gli elettroni nella loro marcia folle verso, verso la superficie del sole. Si riesce a approssimare la temperatura? Sì, 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 si riesce a approssimare la temperatura e l'idea è cercare anche di capire come mai la temperatura qui è più alta della temperatura qui. Sì, si riesce a misurare la temperatura. Tenete presente che con Ressi, e speriamo di farlo anche con Stix, riuscivamo a vedere l'emissione di raggi X anche a livello coronale, che è stata forse la vera scoperta di Ressi. Nessuno prima di Ressi aveva visto raggi X emessi a livello coronale. Quindi in pratica c'è la possibilità di avere emissioni di Bremsstrahlung solo termica, in realtà, dovuta al caldo. Ok? Ed è la prima volta che si vede, adesso speriamo di riuscire a vedere anche così. Ok, quindi questa è la parte di algoritmi, questo è un algoritmo di tipo genetico, sono algoritmi dell'intelligenza artificiale, che permettono di calcolare, di ricostruire queste immagini avendo soltanto queste 30 coppie di numeri, parte reale e parte immaginaria, cioè fase e ampiezza, ok? Voi avete soltanto 30 fasi e 30 ampiezze e da queste dovete ricostruire le immagini, non è banale. Avete bisogno di molta matematica. Ok, qual è la cosa che dobbiamo fare ora? Quello che stiamo facendo adesso è una cosa di questo tipo. Stiamo provando a costruire immagini che abbiano come contenuto di ogni pixel non i raggi X emessi, ma la quantità di elettroni che li emettono. Ok? Si può fare, l'abbiamo fatto con Ressi, vogliamo provare a farlo con Stix. È un problema complicato, si chiamano problemi inversi, sono problemi molto instabili dal punto di vista numerico, ma si può fare. E questa è una cosa che stiamo facendo adesso. È chiaro che è una cosa molto più interessante che vedere la radiazione. Noi vedremo la materia che emette la radiazione, quindi saremo molto più vicini al Sole con immagini di questo tipo. Ok, lasciatemi finire con alcuni sogni miei, insomma nostri, del gruppo. Noi siamo molto affascinati in questo periodo a cercare di capire connessioni, correlazioni, soprattutto per cercare di utilizzare insieme i molti strumenti di solar orbit. Vi faccio alcuni esempi. Per esempio, noi vorremmo riuscire a correlare l'apparire di regioni attive, quindi di macchie solari, con il verificarsi dei brillanti. Galileo l'aveva intuito nel fine 500. Lui si era accorto che c'era un qualche legame tra l'aumento dell'attività interna di macchie solari, in particolare col fatto che le macchie solari andavano verso l'equatore, e dei fenomeni che lui vedeva con i suoi fantastici telescopi di brillamenti solari. Lui vedeva in realtà le CME che erano legate ai brillamenti, non aveva uno strumento alla GX, però insomma, l'aveva intuito. E aveva i suoi occhi, sì. Ma poi c'è un'altra, se volete, poi vi racconto la leggenda, la storia del minimo di Maunder, che è interessante, magari ne parliamo qui. Dal punto di vista degli strumenti di Solar Orbiter, Phi guarda le macchie solari, quindi la nostra intenzione sarebbe di provare a vedere se riusciamo a legare
l'informazione sulle macchie solari che guarda Phi con le informazioni sui brillamenti guardati da Styx e da EY. In altri termini, siamo in grado, siccome le macchie solari appaiono prima, a volte giorni prima dei flare, siamo in grado di vedere una macchia solare e dire questa macchia solare produrrà un flare nei prossimi 24 ore oppure no. Allora, per fare questo ci sono molti modi. Noi quello che stiamo utilizzando di più sono reti neurali, quindi intelligenza artificiale. Stiamo sistemando delle grosse reti che prendono in input delle immagini di UI, di strati di Phi, e cercano di sputare fuori delle previsioni sulle emissioni a raggi X. Sono reti, sono codici molto pesanti dal punto di vista numerico, però insomma abbiamo un paio di HPC grossi che ci permettono di allenarle e quindi di provare a usarle. Questa è ancora la parte facile. Ci sono parti più difficili, per esempio siamo in grado di identificare correlazioni tra i flare e le emissioni di massa coronale, le coronal mass ejections, quelli che arrivano poi sulla Terra e provocano le aurore e malformazioni nelle power grid, eccetera. Non c'è al momento intelligenza artificiale che faccia questo. Ci sono dei modelli basati su equazioni differenziali derivate parziali, quindi modelli numerici che le risolvono con risultati così e così. Non è che ci aspettiamo che i risultati di intelligenza artificiale siano così maggiori. È un po' un mito che con l'intelligenza artificiale si possa fare qualunque cosa, perché è vero che la Tesla non mette sotto i pedoni, ma è anche vero che anche noi non mettiamo sotto i pedoni tipicamente, quindi insomma, non è che è vero che però probabilmente il tentativo di mettere insieme i risultati di intelligenza artificiale con i modelli basati sulle equazioni differenziali e derivate parziali può essere promettente. Questa è una delle strade che le comunità stanno in questo momento, c'è un progetto europeo che sta andando in quella direzione. Dal punto di vista degli strumenti, qui si tratterebbe di mettere insieme i dati di Styx e UI con i dati del coronografo italiano, che guarda le CMI sostanzialmente, guarda la corona e quindi guarda le coronal mass ejection. Un terzo esempio, che direi è quasi l'ultimo, che è assolutamente misteriosissimo. Allora, il Sole a livello coronale ogni tanto è caratterizzato da quelli che vengono chiamati buchi coronali, corona holes, cioè sostanzialmente la corona a livello dell'estremo ultravioletto improvvisamente si raffredda. Nessuno sa perché, non c'è una. Ci sono qualche tentativo teorico, ma con pochissima affidabilità. Quello che si sa è che si osserva che quando si verificano questi corona holes c'è un aumento dell'evento solare. È assolutamente misteriosa questa cosa. Ci sono un po' di tentativi di spiegarlo. Intanto bisognerebbe cercare di guardarlo un po' bene questo. E Solar Orbiter è una grande occasione, perché Solar Orbiter ha con UI la possibilità di guardare agli ultravioletti i buchi coronali, e poi c'è SVA, che è lo strumento italiano che misura il solaro, che misura il vento solare e che ci permetterebbe di correlare quello che succede a livello coronale con quello che viene misurato in situ, proprio a livello di pulviscolo nel vento solare. E questo ci permetterebbe probabilmente, forse, di avere una qualche teoria sulle ragioni per cui questo strano fenomeno si verifica. Quindi, concludendo, non so se sono in anticipo o in ritardo, no, sono più o meno giusto, noi siamo interessati con questo, su questa missione, a cercare di capire qualcosa di più su questo mistero del Sole attivo. Ho provato a dire quali sono, secondo me, le due domande a cui dovremmo rispondere. Ci sono due, probabilmente due possibilità. Uno è che questo Sole attivo sia un fatto deterministico, cioè ci sia una relazione tra tutti questi fenomeni, i flare, le macchie solari, i flare, le coronal mass ejections, il vento solare, le particelle energetiche, che in qualche modo sono legate tra di loro, e quindi esiste la possibilità di costruire una teoria, un modello standard per questo tipo di fenomeni, che ci permetta di capire che
tutto avviene a livello deterministico, quindi c'è una legge fisica, equazione della magnetodinamica o cose più complicate, che spiega questi fenomeni. Oppure dobbiamo rassegnarci a immaginare che tutto sia dominato dal mondo stocastico, dal mondo probabilistico. Diciamo che queste, alla fine, secondo me, queste sono le due domande a cui Solar Orbiter dovrebbe rispondere, o uno o l'altro, insomma, a un certo punto. E l'idea è che nei prossimi 5 anni qualcosa di più si possa dire su queste due cose. Ok, io avrei finito. Ok. Che volete. Cioè, Michele, senti, in base a quello che ci siamo detti prima, tu hai parlato di un progetto europeo tipo NOAA, non so, magari potrebbe interessare tutti quanti. Sì. Che sui forecast. Su questa parte qua, noi siamo, come Università di Genova, siamo coinvolti in questo momento in un progetto che si chiama SWESTNET, che è NET sta per Network Space Weather Radiophysics System, ed è un progetto ESA che ha, diciamo, come obiettivo finale, un progetto che durerà parecchio, quello di costruire il NOAA europeo. Sapete cos'è il NOAA? Il NOAA è l'agenzia americana che in questo momento, diciamo, ce ne sono due, c'è il NOAA e c'è il Met Office in Inghilterra, però il NOAA è molto più importante ed è l'agenzia che fa previsioni, monitoraggio e previsioni dello space weather, quindi di tutti questi fenomeni della meteorologia spaziale. Voi sapete che l'Europa cerca di liberarsi il più possibile dalle dipendenze degli altri sistemi e in questo momento ha lanciato l'idea di sviluppare appunto questo progetto che si chiama SWESTNET, in cui vari gruppi europei lavorano alla tentativa di costruire un NOAA europeo. Noi ci siamo in questo gruppo, l'Italia è rappresentata da noi, dall'osservatorio di Pino Torinese, dell'INAF di Torino, e da un'azienda che si chiama Altec, che in realtà è un'azienda del gruppo Talisalenia, quindi un'azienda francese, diciamo come casa madre, ma che ha uno stabilimento space, una base space a Torino, vicino a Torino. In particolare quello che facciamo noi è lavorare al tentativo di costruire reti neurali che correggono le macchie ai ferri, sostanzialmente. In questo momento lavoriamo con i dati di HMI, che è un telescopio americano, NASA, che sta sul Solar Dynamics Observatory, ma in prospettiva l'idea è di usare i dati di FI e i dati di i dati di Stix per fare queste correlazioni. Non c'è un modello che correla per esempio i cluster di macchie con i miglioramenti, non necessariamente. Allora, in questo momento ci sono un po' di modelli a equazioni differenziali delle varie parziali, quindi un po' di fisica che correla i flare alle serie, alle corona fase. Anche in Italia ce ne sono qualcuno, c'è qualcosa, ce ne sono importanti, per esempio all'Eurofen. In televisione delle elettroniche fanno l'Europa. Esattamente. La modelli di fisica matematica che correggono le macchie solari e i cluster di macchie solari e i flare in questo momento non c'è. O comunque incredibili non c'è. I flare non sono corrispondenza anche del massimo del brillamenti sono. Direzione di massa. Non necessariamente, non è vero che tutti i flare producono semi. Assolutamente non è vero che tutti i flare producono semi. E la cosa più strana è che non è nemmeno vero che siano i flare più intensi che producono semi. Cioè non è che uno ha un flare e vede una semi, può vedere una semi con un sì flare e non vederlo con un sì flare. È intrigante questa cosa. Ma i rivelatori sono civili. Quello è facile. Sì. Il problema è del battere di Moreno. Molti pixel. Sì, esatto. Sì. No, su UI è la tecnologia molto spinta come pixel. Come su Stix meno. La cosa difficile era fare i pattern, perché i pattern, costruire le griglie
imbarazzante, è la difficoltà. Non bisogna proprio sbagliare niente, cioè, ci vuole la tecnologia notevole, sono bravi. I primi a costruire griglie di questo tipo sono un gruppo di tre letteralmente, che hanno messo su un'azienda, ha fatto una quantità di soldi spaventosa, poi l'hanno venduta. E adesso credo che siano Miami in tutto il mondo. Simpaticissimi, peraltro. A godersi il sole. Sì, no, hanno fatto benissimo. E sono stati i primi ad avere questa idea. Resti l'hanno fatta così e hanno spiegato la tecnologia di Stix agli sloveni in quel tempo. Il capo in questo momento di così lato è un italiano, perché poi gli italiani, cioè il capo di questa azienda slovena che fa questa roba qui è un modenese, mio amico, che si chiama Casadei, è un personaggio davvero notevole. Sì. Io posso chiedere una cosa, certo. Se lei personalmente come ricercatore dovesse scommettere su una delle due ipotesi sulle attività del sole, la prima, deterministica o quella della probabilità? No, io non ci credo, penso che ci sia, certo. Dovremo, insomma sarà complicato, ma insomma farà caldo, ma dovremo trovare un modello ragionevole di quello che succede. Potrebbe essere anche un mix delle due. Può essere un mix delle due, sì. La cosa un po' inquietante, ci sono delle cose che si chiamano skill score nelle reti neurali, cioè uno riesce a misurare quanto è buona la previsione. Se lei guarda Google e vuole, ci sono queste app per cui se fa una foto di un albero e la manda sulla app vi dice che albero è. E lì ho una rete neurale che ha un miliardo di immagini di alberi, e che cavolo, ha tutte immagini meravigliosamente buone ad altissima risoluzione ed è chiaro che funziona. Qui fa delle reti neurali che funzionano, hai due problemi, uno che hai pochi dati, clamorosamente pochi dati, perché i flare sono pochi, fortunatamente, sì. E due, la qualità delle immagini, per quanto siano straordinarie, ma imparagonabili con le immagini di un albero come lo vediamo a te. La conseguenza di questo è che se uno misura qual è la bontà di previsione di queste reti, non dico che è quasi lanciare una moneta, ma poco di più. Cioè abbiamo, se 0,5 è lanciare una moneta e 1 è la certezza, quando va bene arriviamo a 0,7, 0,8, ma quando va bene. Quindi oggettivamente la parte probabilistica qua è ancora molto forte. Io credo, ma questa è una mia opinione personale, che ci siamo un po' innamorati dell'intelligenza artificiale e ho l'impressione che guardando quello che succede anche col PNRR siamo ancora in questa fase di innamoramento. E pensiamo che con l'intelligenza artificiale si risolva qualunque tipo di problema. Non mi dimenticherei della fisica, ecco, perché la fisica ha fatto grandi cose nella storia del mondo, quindi provare a cercare di mettere insieme le due cose potrebbe essere una buona idea, perché basarci solo sui dati ho l'impressione che siamo a rischio. Provare a vedere di mettere insieme la fisica con i dati potrebbe essere la nuova direzione. Ripeto, cioè, so che esiste vari gruppi che stanno cercando di farlo. Noi siamo coinvolti in un progetto europeo che sta cercando di fare questo tipo di cose. Tecnicamente cosa sarebbe? Queste equazioni differenziali hanno dei termini non noti, allora l'idea è usare delle reti neurali e i dati per cercare di vincolare quei termini non noti. Quindi sostanzialmente l'idea è calibrare le equazioni usando i dati e le reti neurali, e questa è probabilmente, come dire, un approccio un po' più ragionevole al problema. Va fatto. Bisogna metterci la testa, non è banale, ci vuole un po' di tempo, però non lo fa. Queste cose sono lunghe, io sto invecchiando, comincio a far fatica, però i ragazzi sono veloci. Ma noi abbiamo dei ragazzi, queste reti neurali, una ragazza ha fatto un bimbo 3 settimane fa, 3 giorni dopo aver partorito era una riunione su queste reti, che io gli ho detto, ma... Bionica, eh? Allora, non che fa in casa, Quindi diciamo, ci sono dei ragazzi che sono molto dedicati. No, sono bravo, però è, cioè, di lavoro c'è tanto. Anche
tenere insieme tutti quegli strumenti, quanto è grande la fonte? Allora Stix sta su questa scheda. 1700 metri. Svalide piccolo. Mettere insieme. Ah sì sì. Sì. Anche dal punto di vista alimentazione. Tutto, sì. Dal punto di vista interferenze. Sì, sì, sì. Tutta la parte di trasmissione dati è stato un casino pazzesco. Ora sulla parte trasmissione dati vediamo se ho una foto, perché quella vorrei farvela vedere, perché in realtà volevo metterla ma mi sono dimenticato di metterla, non so se ce l'ho. Vediamo se la trovo, non me lo ricordo più dove l'ho messa. Comunque vabbè, nella parte di trasmissione dati sicuramente c'è, va ricordata una persona che è stata fondamentale in tutta questa storia. Però non la trovo. Comunque la parte di trasmissione di dati è stata messa su da un signore che si chiama si chiamava Richard Schwartz e che è morto a dicembre del 2020, non di Covid peraltro, di una leucemia fulminante. Senza Richard non ci sarebbe stato Ressi e senza Richard non ci sarebbe Stix e tutta la parte di telemetria, quindi trasmissione dati, tutto il software l'ha fatto lui, tutto, da solo, completamente. Stava a Goddard, al centro NASA, a Washington, insomma, Greenberg, ed oltre ad essere una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto, era anche un amico straordinario, e se n'è andato troppo presto. Non ci sarebbe Stix senza di lui, sicuramente. Era un signore molto voluminoso e questo non l'ha aiutato nella gestione della sua malattia. Volevo chiedere prima. Sì. Anche là sicuramente uno scudo termico. Come fa a vedere gli strumenti là dello scudo? Sì, sì, questa era una delle prime domande che ho fatto quando ho visto gli strumenti e mi hanno detto di non preoccuparmene, e quindi ho smesso di preoccuparmene. Però c'è uno scudo termico e gli strumenti vengono chiusi quando si accorge che l'attività è troppo intensa. Tutti gli strumenti vengono chiusi. Tra l'altro Stix è uno dei più pericolosi perché è molto aperto, ha un flare locator per guardare dove è il flare, che è un buco, e gli strumenti di fianco avevano molta paura che succedesse qualcosa, però in realtà loro mi hanno detto tu non ti preoccupare di questo, che lo dovessi fare. Quando fa caldo le correnti di fuga. Fa caldo, sì, però nessuno di loro si è mai preoccupato di questo problema. Mentre sono tutti preoccupati, è incredibile, tutti sono preoccupati quando spengono. Quando se devono spegnere lo strumento, c'è il panico, ma letteralmente non dormono. Però il caldo non è un problema, è più un problema al freddo, hanno delle pompe di calore per mantenere in temperatura gli strumenti. Mi hanno detto, io l'ho chiesto, vi giuro che l'ho chiesto un paio di volte, poi ho speso il piede, ma ha detto non ti preoccupare. Avevo visto in una trasmissione un procedimento che fanno giusto per, ma non soltanto per il Solar Orbiter, anche per il discorso, per esempio, di Beppe Colombo. Sì. Che deve andare su Mercurio, praticamente hanno usato degli strati di grafene con sotto delle sostanze polimeriche, sì. Addirittura ho fatto vedere la prova con una saldatrice, quindi con una temperatura piuttosto elevata, sì. E con la mano dall'altra parte, niente, assolutamente sì. Freddo, quindi no, molto probabilmente sì, quello sì. Che dicono che non si provano. Non me ne sono più preoccupato perché avevamo talmente tante cose in cui preoccuparsi, che però cioè, loro erano veramente tranquilli. Veramente totalmente dal punto di vista della resistenza del materiale al caldo era l'ultimo dei loro problemi. Se non si pensa bene, dire, visto che deve andare vicino al Sole o vicino a Mercurio, accidenti, l'ho pensato bene proprio. No, quindi su materiali che noi non però conosciamo. Mi hanno detto che stanno usando la stessa tecnologia di Solar Pro Plus, quindi degli sì. Americani, un'altra cosa. Come avete problemi anche di radiazioni per interferenze. Sì, però non sono preoccupato. Le cose di cui sono più preoccupati sono, appunto, l'elettronica quando si spegne, la telemetria. La telemetria è sempre stato un problema, perché
con del misurarsi, però come se li misuri in questa su e non vedi i dati è un problema. Trasmettere i dati è un grandissimo casino, una missione di questo genere. C'è il sole, c'è di tutto. È un delirio ed è, sono tanti dati presi da 10 strumenti che devi mandare a terra. Quindi è molto complicato. Dicevo di intelligibilità. Sì, sì, il problema di mandare del dato che sia capibile da noi è complicatissimo. Però se voi aveste conosciuto Richard avreste avuto fiducia, perché non ho mai visto una cosa simile. Sì? Analisi dei poli del sole. Buonissima domanda, sì, lo vedrà. Lì, fa due volte, ci passa sopra due volte. E siamo molto interessati. E l'altra cosa che farà sono importanti perché nessuno l'ha mai visto. E vorremmo capire soprattutto a livello di campo magnetico che cos'è. E l'altra cosa che farà a un certo punto per un po', non per un intero giro, ma per un po' girerà insieme al Sole. Quindi potrà guardare la stessa porzione del Sole per un po'. Per qualche giorno. Siamo molto interessati a questo. Se avessimo un po' di fortuna e fosse su una macchia solare sarebbe una figata pazzesca. Sì. Però sui poli due volte li vedrà e siamo molto curiosi di vedere cosa succede. Sì, perché ricordi certo. Sì, assolutamente. Mi sono dimenticato di dirlo, grazie. È fondamentale questo, sì. Poi anche l'interazione col campo. Sì, l'idea è capire qualcosa di più del campo magnetico, certo. Come si può interpretare un'interruzione nel magnetismo? Come un'interruzione? No, dei campi. Ah, come si spezzano? Sì, allora, questa cosa qua si chiama riconnessione magnetica, il termine. Allora, perché si avvenga è veramente complicato capirlo. Noi, però Ressi ha visto, ci sono immagini di Ressi a livello coronale, c'è un paper su Nature di Yang Su, è un paper del 2016 mi pare, Yang Su e Brian Dennis, e gente NASA, in cui si vede un paper su Nature, lo trovate, mi pare che sia del 2016 se non sbaglio, in cui loro vedono una riconnessione magnetica. Quindi sostanzialmente vedono, è come se succedesse una cosa, da quello che vedono loro, sembra che ci sia un polo nord e un polo sud dietro, quindi due archi, e quando i due archi arrivano molto vicini tra di loro, le linee di forza del campo interferiscono e quelle di un arco finiscono nell'altro. E quindi si spezzano. E l'evidenza? L'evidenza si vede proprio a livello di raggi X, si vede proprio lo spezzarsi delle linee di forza. Sì, impressionante. Sì, è stato uno dei lavori più belli di Ressi in assoluto. Le specie di oscillazioni del sì. È legato, sono oscillazioni, sì. Sì, sì. Ma sì. L'altro arco non si vede però. Infatti sono rare da vedere perché devi avere il satellite messo in modo da poter vedere esattamente i quattro archi, cioè i due archi, i quattro pezzi di archi. I quattro pezzi. Esatto. E devi avere una sufficiente densità a livello coronale per poter vedere l'emissione X, perché sennò rischi di non vedere la emissione X. Senza densità non hai interazione, quindi non vedi, oppure non hai agitazione termica sufficiente, devi avere un po' di densità. Questo paper qui è interessante. Adesso Yang Su è il principal investigator di AGXI, che è dentro un cluster che si chiama ASOS-S, che è dell'Agenzia Spaziale Cinese, e noi siamo co-investigator anche di questo. La tecnologia è molto simile a quella di Stinx. Ecco, una cosa molto interessante è provare a vedere lo stesso evento da due angoli diversi, per cercare di capire quella che viene chiamata l'isotropia dell'emissione. Allora, per fare questo l'idea è, allora, i cinesi sono un po' in ritardo, non è vero che sono più bravi di noi, non è vero, sono in ritardo, speriamo che lo mandino, dovrebbero mandarlo,
Però nel frattempo Berkeley ha appena finanziato un CubeSat, quindi un piccolissimo satellite, piccolissimo significa queste dimensioni, che andrà in orbita e insieme a Styx guarderà raggi X, i flare, insieme a Styx, quindi verrà, diciamo, direzionato insieme a Styx, vedrà pochissime frequenze, pochissime pattern array, quindi l'imaging sarà banale, però vedremo almeno l'intensità. E l'idea è di provare a fare un po' di anisotropia insieme a Styx. Anche di fare i modelli sulle inversioni delle temperature. Esattamente, a varie temperature e a varie, proprio a vari angoli, insomma. Come la sezione d'urto di Bergstrom cambia a seconda dell'angolo. Perché la sezione d'urto sicuramente cambia a seconda dell'angolo, è anisotropo, profondamente anisotropo. Questa è una cosa difficile da fare, anche dal punto di vista del modello matematico complicato, però si può fare, insomma, avendo i dati si può fare. Il minimo di Mandler. Il minimo di Mandler, non la sapete la storia? Ah, sì, un pochino si trova. Allora, io per come la so io è che Galileo aveva intuito la correlazione tra le macchie e flare, e aveva capito che c'era questo ciclo di 10-12 anni. E quindi aveva deciso di costruire, siccome aveva fatto i suoi conti e si stava avvicinando al massimo, aveva deciso di, al massimo del ciclo, aveva deciso di investire tutti i suoi averi, o comunque buona parte dei suoi averi, per costruire il telescopio della vita. All'epoca i telescopi, come sapete, si facevano soprattutto in Olanda, e quindi poi il Galileo parte per l'Olanda, è vero, con i soldi che aveva, e compra, va a lavorare lì, ci sta quasi un anno, 12 mesi, 11 mesi, per costruire il telescopio più bello del mondo. Poi spende quello che deve spendere, torna a Pisa, comincia a guardare le macchie e non succede nulla. E sta lì per anni a aspettare le macchie, poi succede quello che succede alla sua vita, quei problemi, insomma, politici che ha avuto, ed è finita lì. Si scoprirà che il sole ha saltato un ciclo, quello. Il sole ha saltato un ciclo, nessuno ha mai saputo perché, non è successo nulla, né pestilenza né niente, e si chiama minimo di Maunder perché Maunder si è accorto di questo, stiamo parlando di metà 800, prima era più o meno dell'epoca, e Maunder credo fosse un collega di Carrington, quello che aveva visto il grande flare. Un colpo di sfiga. Eh sì, un po' di sfiga, poverino. Va bene, grazie. Ok, allora. Ok, grazie. Grazie.